anche il Lions Club Castelbonanno di Canicattì ha contribuito a questo evento concertistico pro beneficenza. Sono in compagnia della presidente appunto del Lions Castelbonanno, l'insegnante Liliana Munda, e sono in compagnia del presidente di zona, il dottor Pietro Saia. Ecco, il Lions è un club service, esattamente che cosa fa il Lions? Allora, i Lions sono dei club service, e il nostro scopo, il nostro fine è quello di allargare sempre più i nostri confini del nostro agire, proprio per diffondere la cultura della solidarietà. Ecco perché stasera anche la scelta di organizzare questo evento insieme agli altri club service, perché ritengo che la solidarietà, questo progetto della solidarietà può attuarsi solo se si lavora in rete. Assolutamente. Presidente, parliamo un po' della zona. Sì, in effetti stasera è una serata un po' particolare perché vede insieme due club dei quattro che fanno parte alla mia zona, cioè la zona 25, che c'è pure Ravalusa, Campobello e Licata. Questa sera ci sono solo quelli due di Canicattì, il Lions Club Host e il Lions Club Canicattì Castelbonanno. Però abbiamo una new entry, diciamo, ci siamo anche allargati, anche noi facciamo, la solidarietà si può fare con chiunque, con i club service, e quindi questa sera i due presidenti del Lions e la presidente del Club delle Mamme hanno organizzato questa splendida serata che chiude le festività di Natale con un concerto che noi già conosciamo. Sono dei giovani talenti di Canicattì che io stesso ho visto crescere e che quindi questa sera ci delizieranno. La cosa bella di quest'anno, di questo Lions, ma sicuramente anche del Club delle Mamme, è la divulgazione dell'immagine di cosa facciamo, perché spesso abbiamo fatto tanto ma non siamo stati talmente bravi a divulgarlo. Il motto del nostro governatore di quest'anno è proprio quello di divulgare, cioè far capire cosa facciamo. La beneficenza di stasera sicuramente andrà per dei fini benefici e quindi di sicuro è lodevole quello che si sta facendo.